Insert coin. A quanto pare ti stai rilassando bevendo il tè, Ellie. Chi è la tua amica? Ah, Daisy! Piacere di conoscerti, Daisy! Oh, ciao, marziano furioso! Sei venuto a prendere il tè con Ellie e Daisy? Ellie ha proprio ragione, Pocoyo. Il marziano furioso ha appena rapito Daisy. Caspita, Pocoyo! Hai perso! Sì, questa coppa è davvero bella, ma non dimenticare la tua missione. A saltare dall'altra parte? Pocoyo, guarda! Un aiuto! Molto bene! Hai superato il livello! Guarda, Pocoyo! Una chiave! Magari se tu riuscissi a far addormentare Ronfotto... Pocoyo, questa ninna nanna è orribile. Secondo me, dovresti chiedere aiuto. È la tua grande occasione! Stai attento! Questo livello sembra difficile! Restituiscimi Daisy! No!
Pinocchio, ricorda che ti resta ancora un aiuto. Ce l'hai fatta! Ben fatto, ragazzi! Marziano Furioso, la prossima volta che vuoi una cosa, basta che la chiedi gentilmente e ti sarà data! Guardate, sono Pocoyo e Lula! Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao anche a te, Lula! Ve la state proprio spassando voi due, eh? Lula! Cos'hai trovato? Un cagnolino! Sì, è un cane giocattolo! Che cosa ha sulla schiena? Bambini, sapete dire a Pocoyo cos'ha il cane sulla schiena? Una chiave! Una chiave! Esatto! Una chiave! Deve essere un giocattolo a molla! Bravo, Pocoyo! Ottima idea a girare la chiave! Continua così! Ci siamo! Ora metti il cane per terra... Ma tu guarda! Bau, bau! Abbaia pure! Non è ingegnoso! Oh! Cagnolino! Credo che Lula voglia giocare, Pocoyo! Forse devi caricarlo. È proprio un bel numero, vero? Oh, guarda! Anche Lula ha deciso di esibirsi per te, Pocoyo. Lula, anche il tuo numero è geniale!
Oh, non te la prendere, Lula! Pocoyo, temo che qualcuno sia triste. Voi bambini, sapete indicare a Pocoyo chi è triste? Lula è triste! Povera Lula! Beh, mentre tu eri preso dal tuo nuovo giocattolo, credo che lei si sia sentita esclusa. Lula! Lula? Lula, giocare? Ecco, così va meglio! Wow! Non preoccuparti, Lula. Pocoyo vuole molto più bene a te che al suo cucciolo giocattolo. Ah, sembrano proprio divertirsi. A volte basta prestare attenzione ai cuccioli e alle persone intorno a voi perché tutti si divertano. Evviva Pocoyo! Evviva Lula! Ciao ciao e arrivederci a presto! Laviamo Lula! Ciao Pato! Oh, i tuoi fiori sono una vera meraviglia! Hanno un profumo delicatissimo, delizioso! Che c'è, Pato? Oh, certo, hai ragione, Pato. C'è qualcosa che invece ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi sa dire chi ha addosso questo odore tremendo? Lula! Ha un cattivo odore! Temo che abbiate proprio ragione. Oh, no... Buongiorno, Ellie. Quello è il tuo nuovo profumo? Oh, certo! Sa di... È terribile! Lula! Oh no, che puzza! Oh, buongiorno, Pocoyo! Ciao! Che cos'hai in mano? Panino! Ah, non c'è davvero nulla di meglio di un saporitissimo... Sì, lo so, Pocoyo. Lula ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può fare perché Lula torni ad avere un buon profumo? Lavala! Falle un bagno! Lavala! È un'idea grandiosa! Coraggio, Lula! Non è così male! Oh, Lula! Oh, no! Lula!
no! Pocoyo ha deciso che è il momento di lavare Lula. Che ne dite di aiutarlo? Ah! Presa! Oh no! Ellie, prendila! Attenta! È più difficile di quanto sembri! Cos'è? Ah, certo! È un lavaggio automatico! Geniale! Cosa? Non sembra che funzioni. Beh, devo dire che adesso hai un aspetto molto pulito. Oh, Pocoyo, come potrai fare un bagno a Lula se non riesci nemmeno a metterla in una vasca? Lula, hai un odore impossibile! Qualcuno di voi conosce un modo con cui Pocoyo possa lavare Lula? La pioggia! La pioggia! Giusto! Pocoyo può servirsi della pioggia per pulire Lula! Finalmente Lula è un cane pulito e profumato! Evviva Pocoyo! Evviva la pulizia! Ciao ciao! Alla prossima! Hello, Pato! A paintbrush! You're painting! Great! Pocoyo has crayons! And you, Ellie? A pencil. Terrific. Fruit. Ah, I see. You're painting a still life. Wonderful. Hello, baby bird. Can you tell baby bird what Ellie is holding? A pencil. That's right. A pencil. Ellie is drawing with a pencil. And what's that? Right. Pato has a paintbrush. And Pocoyo? What does he have? Crayon! He has a crayon! Very good. Pocoyo has a crayon. Baby bird wants to be in the picture. Beautiful. The Martian Brothers Show! Notebook. Notebook! It's a notebook! Palette. Palette.
Five strawberries. One. Good job, Pocoyo. Oh, dear. Hey! What a beautiful drawing, Ellie. Oh, no. Baby bird, it's not nice to eat the still life. And now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, spin! That's it! Spin around! Everyone spin! Spinning is fun! Fred says, giggle! Come on, let's giggle. That's it. Giggle. Giggling is fun. Fred says, walk. Walk. Everybody walk. Well done. Fred says, that's all. Now, baby bird, it's not that bad. What's this? Look at your friends' pictures. There's one in pencil, a lovely one in crayon, and a beautiful painting done with a paintbrush. It looks as if Baby Bird really likes your pictures. Hooray! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayon. Can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayon.